Attenzione, cani selvatici. Oh cazzo! Minchia, Luna scappa. Gli hai dato un calcio? No, no, però ho alzato le gambe. Ma che cazzo? Saranno cani da pastore. Ma che cazzo vogliono? Difendono il gregge, non lo so. Insegui la pecora, cazzo, non me. Ciao fans. Ciao fans. Giusto per argomentare, il video precedente è finito di sabato sera quando eravamo appena arrivati. Abbiamo fatto domenica, lunedì e martedì al mare, cioè proprio relax totale, sonnellini, bagnetti. Flashback. Ciao fans. Ciao fans. Siamo a Foxy Lioni. Il telefono non prende niente, quindi questa storia la vedrete dopo domani più o meno. Luna Colombo scala gli scogli. È molto bello. Vuoi aggiungere qualcosa? No. È così. End of flashback. Ci stava. Tra l'altro sembra una delle tutine. Tutine? Sì, quelle che facevano i balletti. Che erano vestite. Vabbè. Comunque oggi è mercoledì. Non è più proprio mattina perché sono già un quarto alle 10. E oggi, per spezzare un po' la monotonia del mare, abbiamo deciso di andare a fare un giretto in moto. Perciò adesso ci siamo già parzialmente cambiati e ci rivediamo direttamente in moto. Ciao fans. Rieccoci, ci siamo cambiati. L'autosoni punta un po' troppo verso l'interno. Fa già molto caldo, ma neanche tanto perché siamo all'ombra. Quindi adesso? Adesso partiamo. E i miei guanti sono lì. Esatto. Va bene, ciao ciao. Ciao. Ah, ok, dobbiamo andare di là. Bene fans, siamo partiti. In realtà adesso che siamo super sudati con l'arietta si sta anche bene. Com'è guidare senza zaino avendo sbolognato tutto nelle borse? Bellissimo. Vero? Sì. Beh, comunque oggi dei quattro itinerari che avevo più o meno pianificato a casa, andiamo a fare quello più corto, perlomeno in teoria, cioè in chilometri, ecco. Luna, tu non sai assolutamente niente, immagino. Sarà un cerchio, passando da sud verso nord e poi riscendendo. Ok, beh, meglio che niente, diciamo. Passeremo, non lo so, in tanti paesini, entroterra, per poi fare la statale 125 e tornare indietro. Esatto, sì. Faremo anche altre statali che ci hanno consigliato, come la 198, e vediamo un po' cosa c'è. Tra l'altro, più di 20 anni che veniamo in Sardegna. No, io no. Vabbè, però l'entroterra visto solo passandoci, cioè mai entrato volontariamente. Cioè l'entroterra era solo il momento tra lo sbarco e la spiaggia. Quanti motociclisti ci saranno? Secondo me ben pochi. Quanti motociclisti ci saranno con la tuta in pelle? Nessuno. Tra l'altro non stavo più guardando il navigatore, penso che mi abbia ricalcolato il percorso, perché a un certo punto mi ricordo che diceva di girare a sinistra e non ho girato a sinistra. Immagino che girare a sinistra fosse proprio per evitare di passare da qua. Col c***o che ti faccio passare. Dobbiamo girare qua a destra. Ok, forse siamo riusciti a uscire dal centro. Ok, vai, adesso siamo ufficialmente fuori da tutto, iniziano le statali con le curve. Perfetto. Spero di non trovare la sabbia del mare sulla strada. Ecco, speriamo di no. Neanche le pecore dietro una curva, magari. Senti che puzza di pecorino. Qualche pastore che non si è lavato i piedi. Mm.
sento già che mi darà grandi soddisfazioni. Già iniziano delle strade belle, eh? L'importante è non fare la curva e trovare anche il vigile col laser. Quello sarebbe un bel problema. Beh, qua un po' di sabbia del mare c'era, nell'interno curva. Beh, comunque sono le 10:30 del mattino, 31 gradi. Meno male. Guidare in terra sarda, mai fatto, Mai fatto, cioè sì, in macchina, ma in moto mai. Vabbè, in macchina sì, in moto... Guarda qua. Credo che mi abituerò molto bene a questa vita. Beh, dai, diciamo che forse tutto quel viaggio in moto, in nave, che è stato assurdo, ne valsa la pena. Sì, più che altro che è strascomodo. L'anno scorso che siamo venuti in macchina, cioè io il viaggio non mi ricordo di aver sofferto, anzi. In realtà la roba del viaggio è quando devi smontare le borse giù nella stiva della nave che fa un caldo atomico, poi devi venire su fino alla cabina, cioè prendere la chiave della cabina con tutte le borse in mano, con i caschi, su con la tuta in pelle. Sì, beh, ma anche farsi il viaggio, anche farsi l'autostrada, comunque in macchina sei più rilassato. C'è la musica, anche farsi il pezzo col buio, venire giù fin qua, non è che è stato proprio bellissimo. Esatto. Però guarda qua quante curve. Bellissimo. Questa è la statale 198, infatti, che ci hanno consigliato. Ho detto fate la 198. Qua se vai lungo vai dentro nei cactus. Ecco sì, meglio non andare lunghi dentro nei cactus. A parte che con la tuta in pelle magari ti salvi un po', Pensa se vai lungo in bici. Madonna. Avevo visto un video di un tipo in bici che è entrato dentro nei cactus. Diventi un istrice. Ed era lì a bordo strada con i tizi che gli toglievano le spine. Ma aveva tipo proprio i pezzi di cactus conficcati. Mamma mia, che male. Cioè, ma non le spine, i pezzi. I pezzi con tutte le spine conficcate. E tipo agopuntura. Mi sto divertendo, Sì, un botto. Poi ci siamo solo noi, strada. Strada libera per Moonriders. Avevo il sentore che sarebbero stati tutti al mare a metà agosto. Orco cane. È un'anguilla spiaccicata. Non lo so, ma l'ho presa in pieno e mi ha pattinato la ruota davanti. Che schifo. Ah, tra l'altro, praticamente, vabbè, i video ovviamente li faremo principalmente in moto, quindi per vedere il vissuto di questi giorni in Sardegna dovreste seguirci su Instagram, dove ieri sera abbiamo pubblicato delle storie in cui mangio l'anguilla per la prima volta. Che schifo. Flashback. Ero Sbuzzini? Mangia l'anguilla. Tra l'altro l'anguilla. Che schifo. No, veramente. Questa era la testa dell'anguilla. Che schifo. Com'è? Mi ha abbastanza turbato, devo essere sincero, perché l'hanno avvolta dentro che non si vedeva. Poi quando l'ho vista ho avuto un attimo. Però molto buona. Se superi lo scoglio mentale che è un serpente di mare, è buona. End of flashback. E sono stati furbi perché l'hanno attorcigliata con la testa infilata verso l'interno e quindi la testa non si vedeva. Poi quando l'ho aperta mi sono trovato la testa dell'anguilla e un po' senso mi ha fatto. Però l'ho mangiata lo stesso ed era molto buona. No, minchia, mi è arrivato un missile sulla visiera. Di già. Che mi ha fatto un botto. Si è spiaccicato? No, per fortuna mi è andato di striscio. Primo tornante? Addirittura dei tornanti? Wow, saliamo in quota. Guarda che curve! Spettacolo, veramente. Era da un botto che non mi divertivo così. Che figata! Anche perché le strade vicino a casa ormai le sappiamo a memoria e non ti danno le stesse emozioni. Primo paesino?
Il bono. Ah, qua ci sono i boni. Può essere. Allora, attraversamento paesini, c'è l'asfalto strano perché non è brutto, però è un po' graniglia grossa. Cosa? Az. Da che parte? Ma siamo sicuri? Dice di andare su dritti. Non mi sembra molto una strada principale. Basta che non ti fermi in salita. Queste sono le scoperte di Maps. Madonna, non fermarti. Vai su. Bella, bella ripida. Porca vacca. E la Madonna. La Madonna. Non fermarti. Cazzo, strada. No, Madonna, amore. Paura. Stiamo vedendo anche un po' l'interno dei paesi. Ne avrei fatto meno vedendo quella strada quanto era ripida. Mamma mia, mi è venuta l'ansia. Bene, questi qua altro che Bema. Beh, però è grande come paese. Paesino caratteristico, eh. Mai visto un... cioè, non sono mai stato in un paese di montagna in Sardegna. Fa un po' di ombra. Anche un po' di fresco, eh. 29 gradi, ci sta. Ehi, tornante. Luna, vuoi raccontare un aneddoto di mare di questi giorni? Abbiamo visto tre spiagge diverse che, vabbè, avevamo già visto l'anno scorso, a parte una, che era San Gemigliano. Il mare stupendo, ieri era un po' mucchino mosso. Guarda che vista. Aspetta, eh. Fans, guardate qua, si vede tutto, solo gli Astra. Là c'è lo stagno di Tortolì. Adesso non so con la Sony cosa si veda, sinceramente. Là in fondo c'è l'isolotto dello Gliastra. E là la punta che si vede è Arbatax. E la nostra casa è esattamente dietro questo cartello, quindi non si vedrà. Spettacolo. Bene, bene, possiamo andare. Questa lezione di Story Channel. Ovvio che c'è il passaggio a livello. Boh, si può passare? Sì, beh. Controlliamo che non si sa mai che qua. Passa solo il treno turistico, eh. Però, sempre meglio controllare. Non c'era il semaforo rosso, non c'era neanche la sbarra. Ok, qua in su, verso Gairo. Perché prima tappa andiamo a vedere Gairo Vecchia, che è un paese che è stato abbandonato in seguito a un'alluvione. Non mi ricordo che anni erano, mi pare anni 50, però non vorrei dire una cazzata. C'è stata un'alluvione con conseguente frana, il paese è stato allagato e quindi l'hanno abbandonato e si sono spostati di 200 metri e hanno creato Gairo Nuova. Di 200 metri? No, è vicinissimo, beh, 200 metri magari no, ma 500 forse. Tra l'altro la cosa strana che ho visto da Maps è che praticamente Gairo, andatela a vedere, ha le strade, le case tutte parallele, cioè tutte allineate. Sì, è vero. Sembrano fatte un righello. Perché probabilmente avendo dovuto ricostruire tutti nello stesso momento, hanno costruito tutti insieme, tutti seguendo la strada. Poi una strada dopo l'altra hanno fatto tutte le case perfettamente allineate. Un rettilineo? Bello il rettilineo, mi è piaciuto. Occhio che qua vai a funghi dentro una foresta. Madonna. Comunque la strada tanta roba, eh. Tanta roba, sì. Anche l'asfalto comunque bello. Sì, è vero. Non ci sono buche. Ah, qua ti prende l'intertempo. C'era l'inizio della salita, c'è qua a metà per vedere l'intertempo, no? Tipo il Gran Premio della montagna. A polizia, eh? Vedi, cioè vedi le coincidenze, ho rallentato proprio per passare sotto lì piano
tac, pulizia dall'altro senso. Non che stessimo andando forte, però. Sì, ma chi abita qua che sbatta delle forze per andare al mare? Eh sì, bella lontana. Comunque, fans, guidare senza lo zaino, cioè, proprio ti rivoluziona la vita. Sì, bellissimo. Tu che sei dietro, come le vedi? Sono su bene? Ondeggiano, ballano? No, sono ferme. Questo qua taglia le curve, non ha lo specchietto aperto, tutto bene. No, non ha lo specchietto perché il vetro è saltato via. Wow, sta in mezzo. Beh, anche se stessa a destra, tanto non riuscirei comunque a superare perché non ci vedo. Qua ci vedo. Io le macchine che non ti fanno passare proprio io non le capisco. Cioè, sono proprio delle bastarde. Qua si vede, vieni, vieni. Vieni, vuota. Via, io non capisco, cioè, boh. Ma via, vuoi andare a 50 all'ora? Sulle strade di montagna vai, ma fammi passare. Ma in Italia non c'è la concezione. Ma sai su TikTok quanti commenti ho letto che dicevano ma perché mai mi dovrei spostare per farti passare? Ma siete dei... Invece no, proprio anzi, fanno apposta, leggendo i commenti la gente fa apposta, ne ho avuto la conferma, a mettersi in mezzo per non farti passare. Ma proprio la gente ti commenta così, dicendo io mi metto in mezzo per non farvi passare. Bravo, bravo, si vede che l'educazione civica proprio te l'hanno insegnata bene. Mia, complimenti, questa è l'invidia e la cattiveria della gente. Boh, vabbè. Comunque non ci roviniamo la giornata, che guarda qua che cielo azzurro, che curve belle. Siamo a Gairo. Ah, siamo arrivati a Gairo. Guarda che da qua si vede che le case sono tutte allineate. Sì. Adesso siamo arrivati a Gairo, andremo a cercare di vedere Gairo Vecchia. Che cos'è, che cos'è, che cos'è? È un senso unico. Stiamo scendendo? Immagino che la frana possa essere scesa anche da qua. Immagino, non lo so. Può essere, perché ha messo tutte le reti. Mi sembra bella scoscesa la montagna, tra l'altro. Comunque è figa la Sardegna, ha il mare e le montagne. Ah, guarda, Gairo Vecchio. Ah, guarda qua le case distrutte. È spettrale, Sì, anche pericoloso da passarci, che questo sia molto stabile. Ah, guardala su tutte le case. Ah, sì. Bene, fans, abbiamo preso la stradina che scende giù per Gairo Vecchia. Sì, quando mi ricapita di bucare la gomma. Dai, Luna, non essere disfattista. L'abbiamo fatto anche ai laghi di Cancano, non è successo niente, su. Flashback. End of flashback. Era proprio sterrato, qua comunque c'è l'asfalto. Enduro prepotente. Enduro Gairo Vecchia. Porca vacca. Immaginati chi viveva qua quando è venuto giù l'alluvione. Mi fermo qua all'inizio della via che si vedono dietro tutte le case. Mettila di fianco la mia. Vieni qua. Bene, fans, siamo arrivati a Gairo Vecchia. È veramente spettrale, nel senso che fa abbastanza impressione vedere tutte le case che una volta erano il paese distrutte, senza tetti, senza alcune senza le mura. Qualche casa proprio è stata trasportata via dal fiume,
abbiamo fatto qualche foto, adesso giro la fotocamera dell'iPhone e faccio qualche ripresa qua in paese per farvi vedere bene com'è. Soprattutto il nucleo più grosso del paese mi sa che è più sotto qua, c'è una specie di tetto di una vecchia casa da cui si vede giù, e salgo lì, vi faccio vedere sotto. Vuoi venire anche tu o fai la guardia delle moto? No, io guardare giù non mi fido. Ok, fai la guardia delle moto? Sì, stai attento. Comunque abbiamo percorso questa strada che arriva dalla provinciale, anzi dalla statale in realtà. Adesso siamo parcheggiati qua, siamo andati fino là in fondo e poi siamo tornati indietro perché c'era pieno di vespe. Adesso da qua sotto si vede giù. Pensate che una volta lì ci abitavano parecchie centinaia di persone anche. Quella è la parte più esterna del paese, completamente abbandonata e distrutta. Ah, senti quella arietta! Sei pronta? Guarda che c'è questo muro che sta in pendenza, perché è tutto crepato nell'angolo. Eh sì. Presto, presto verrò giù. Andiamo, mi sto squagliando. Sì, sì. Tutto acceso? Sì. Occhio, che c'è il pick up. Che schifo, c'è una cimice sulla mia moto. Ripartiamo, piacevolissimi 35 gradi. Andiamo. Andiamo, che ci stiamo abbastanza squagliando. Beh, è stata una roba particolare da vedere, che se non fossimo venuti oggi probabilmente non avremmo visto mai. Sono piena di piante di fichi. Sì. Madonna, quante vespe. Ma sai perché? Perché i fichi sono dolci, li attirano. Sì. Madonna, di là è buono. Aspetta, vieni, aspetta, aspetta, te lo dico io. Vieni, non c'è nessuno. Bene fans, siamo usciti dalla stradina, adesso torniamo sulla statale, direzione Cascate di Lequarci. Diciamo che fermarsi così a fare le foto eccetera, cioè finché si va, si sta bene. Appena ti fermi, devastante. Luna, come ti è sembrato in generale? Quando ti fermi muori. No, ma di quel paese come... No, vabbè, è interessante, cioè vabbè, interessante, non ci entra a vedere a parte le case distrutte, però vabbè, è una cosa... È un pezzo di storia di Sardegna. Un pezzo di storia, sì. Beh, comunque se siete in zona passate da qua a vedere Gairo Vecchia, perché fa caldo ma è suggestivo. Beh, chiaramente non entrate dentro le case perché ci sono ovunque cartelli con scritto pericolo di crollo. Cioè finché rimanete sulla strada principale, ok, non vi avventurate dentro le case perché le mie è una bella idea. La Madonna. Ah, aspetta, di qua. Bella, mi è piaciuta questa svolta. Praticamente abbiamo abbandonato la statale principale, che era la 198, e questa dovrebbe essere una provinciale, la provinciale 11. Che poi Luna, ci chiedono sempre, ma che app usate per fare gli itinerari? Vai, spiegaglielo. Google Maps e la mente di Eros Buzzini. Oh, siamo su in altissimo, eh. Sì. Siamo a Osini. Stra in lontananza si vede anche il mare. Sì, stra in lontananza. Guarda che bella casa blu che hanno fatto. Sì, bello questo colore per il mare. Sì, peccato che siamo in montagna, però sì, ha fatto un bel colore. Ah, guarda che da qua si vede bene. Vediamo di non farci ammazzare. Porco cane, che gradino. Ecco. Allora, praticamente quella là in alto è Gairo Nuova. Quella là sotto, che con la Sony non so cosa si vedrà perché sarà col grandangolo, è Gairo Vecchia. Quindi in realtà l'hanno costruita più su di 200 metri. Veramente 200 metri, eh. Boh, si vede che lì è più stabile, non lo so. Luna, mi sembrava giusto far vedere anche dall'altro lato cosa si vedeva. Certo. Comunque approfitto del transito dentro a Usini per
ringraziare i miei, perché se non ci fossero loro non ci sarebbe stato neanche questo video. Esatto, quindi ringraziamo me che Atti. Tra l'altro speriamo che si possa venire anche a Capodanno. Beh, certo. Così ne approfittiamo per fare qualche foto al mare d'inverno, che a parte in Liguria non l'ho mai visto. You get the idea. Oggi che giorno è? 28 dicembre. E dove siamo? In Sardegna. E come siamo? Così. Col costume, la maglietta e i pantaloncini. Niente, ci saranno tipo 27 gradi al sole, forse anche qualcosa in più. Che bello vivere qua. Meanwhile. Sarebbe il mio primo Natale al mare. Una ragazza da Bema, piccolo centro sperduto nelle montagne valtellinesi, che incontra un ragazzo ricco e avvenente di città. Ma sì, vabbè, ricco e avvenente. Che la porta a fare le vacanze al mare. Che se non era per Mary ancora la fare le castagnate in taverna, io te lo dico. Sì, avrei conosciuto qualcun altro. Io te lo dico delle castagnate, tu lo sai, invece di andare su di qua. Ecco, già meglio. Beh, siamo usciti dalla provinciale, adesso saremo in una strada comunale e dobbiamo andare a vedere le cascate che mi dice su di qua. Ma c'è anche l'ufficio turistico, No, ho visto. Guarda che muraglioni di pareti di roccia in verticale. Sì, infatti dovrebbe venire proprio giù da una di queste pareti di roccia qua la cascata. Che spuse di capra, quello bello le corna lunghe, Ah, ma dice che mancano 6 chilometri. Ah, vedi, cascata alle Quarci. Beh, che per essere una strada in mezzo al niente non è proprio neanche malissimo, Sì, sì, infatti, cioè rispetto alle strade che ci sono da noi, tipo Maniba. Flashback. Porca vacca. Beh, buona idea. Sì, sì, ottima idea, ottima, non buona. Buona è lo step primo. Ah, occhio cratere. Cavacca. Occhio che qua ci sono i crateri. Occhio che quel pezzo qua è brutto, cioè sono buche, sabbia, sassi, tutto. Oh, è finito questo incubo. Ah, che blitz la sabbia prima. Se questo non è un passo, è un aborto. End of flashback. Quanto è selvaggio qua? Non c'è veramente nulla. Nulla, nulla. Nulla, nulla. Ci siamo io, te e basta. Io, te e neanche le pecore ci sono. Proprio io, te e basta. Allora, io un po' me lo immaginavo che sarebbe andata così nelle strade dell'entroterra, ad agosto. Ma bellissimo così. Però mi dicevano, no, vedrai, ci sarà traffico. Il traffico. Nessuno. Il deserto. Orco, vedi? Appena detto, una macchina. Ecco una macchina. Prima macchina negli ultimi 20 minuti. Occhio, 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 occhio. C'era un mega avvallamento. Ah, guarda quel quad. Dice che siamo arrivati. Ah, era un po' che qualcuno c'è. E dove sarebbero le cascate? Non vorrei che fossero indietro e ci fosse da fare dei passi. Eccoci, in realtà siamo passati qua davanti senza fermarci, abbiamo poi fatto inversione, ma nel mentre abbiamo spento tutto per capire se eravamo nel posto giusto. Eravamo nel posto giusto, ma nel momento sbagliato, perché le cascate l'una da quando non ci sono più? Da marzo. Quando siamo adesso? Siamo ad agosto, non c'è abbastanza acqua. No, non c'è proprio acqua, non è che non ce n'è abbastanza, non ce n'è proprio. Non ce n'è. E quindi le cascate in realtà sono solo una parete rocciosa, un po' rossa, un po' grigia, ma di cascate qua non ce n'è proprio neanche per sbaglio. Adesso giro la fotocamera dell'iPhone e vi faccio vedere la parete di roccio. Sei pronta a far vedere questa roba? Ecco, le cascate devono essere lungo tutto quel crinale praticamente. Mese più, mese meno, acqua più, acqua meno. Diciamo che il pezzo dove di solito c'è più acqua è lì in centro, dove è grigio, ma quando ce n'è molta c'è lungo tutta la parete rocciosa, tutta qua praticamente. Mentre adesso viene è secca. Quando è secca
Vagisil il crema. Che schifo. Comunque siamo qua in mezzo all'entroterra, non c'è assolutamente niente, proprio cielo azzurro, montagne verdi. Comunque hai notato, nonostante il caldo, quanto verde c'è? Sì, è vero. Beh, meno male che ci siamo fermati all'ombra, c'è anche un'arietta. Guardate qua le foglie come dondolano. Guardate, bellissimo. Risaltiamo in moto, andiamo verso il prossimo punto di interesse. In realtà non c'è più niente per cui fermarsi, non c'è più niente da vedere che io sappia, quindi adesso andiamo solo a far strade. Ottimo. Ottimo, andiamo. More moments later. Bene fans, risaliamo in moto, Luna è già salita. In realtà il navigatore mi ha ricalcolato di proseguire su questa strada un po' sperduta, che ci dovrebbe buttare su una statale un bel po' più avanti. Probabilmente sì. Porco cane, Luna, piano che c'è tutta la sabbia. Sembra la location perfetta per essere rapiti. Esatto. Bene, iniziamo molto bene, Non credo sia stata una buona idea seguire il navigatore. Forse era meglio tornare indietro sui propri passi. Pensa se a un certo punto diventa pure sterrata. Ma speriamo di no. Se diventa sterrata facciamo inversione. Sì, bene, grazie al cazzo. 1 minute 37 seconds later. Ah, l'intuizione di Luna Colombo era esatta. Bello, bello. Vai Luna, torniamo indietro sui nostri passi. A te, occhio. Non riesco a girarmi perché sono basso. Mi sono fermato un po' in discesina. Prima? Fanculo, gambe corte. Qua siamo proprio nell'entroterra dell'entroterra, Grazie a Google Maps, che dà sempre delle ottime idee. Ma penso se a un certo punto diventa sterrata. Cioè dovrebbero mettere anche l'opzione evitare strade sterrate. Quelli di Google fanno tanti fighi che sono bravi solo loro. E poi dopo, guarda, siamo quasi fuori da questa strada iper mega super secondaria. Però guardate le montagne, non sembra un po' il Grand Canyon negli Stati Uniti? Sembrano un po' quelle formazioni rocciose che ci sono in mezzo al deserto, dove c'è magari un po' di pianura e poi saltano fuori questi speroni rocciosi. Pensa chi abita qua quanto è sperduto nel nulla. Mamma mia, io non ce la farei. Peggio di essere a Bema. Quanto è proprio sperduto qua nell'entroterra. Queste sono pareti rocciose di un certo livello. Costruire la casa qua sotto tra l'altro mi farebbe abbastanza paura. Che è un attimo che si stacca un blocco di roccia. Però guarda come si è del mare. Sì, il problema è che lo vedono e basta questi. Allora, qua dobbiamo tornare giù sulla strada principale. Occhio che è brutta, Siamo tornati sulla SP11. Un cavallo. Oh, un cavallino. Io la sai sono. Cosa? Io la sai sono. Vedo il mare col binocolo. Beh, noi da Magenta manco con quello. Beh, hai ragione. Allora, dobbiamo andare verso Jerzu. Jerzu. Perdas de fogu. Sarà pietra di fuoco. C'era un ragazzo che ha chiesto quando che andavamo a Jerzu. Ah, oggi. Oggi. Si può alzare la musica? Prova, curve veloci. Verso Jerzu. Figo, molto figo. Abbiamo perso più di un'ora ad andare a vedere una cascata che non esisteva, ma a parte questo tutto bene. Wow. Si scanna prepotentemente, Senti l'aria tra i capelli blu che puzza di patumiera. Madonna, sto rettilineo qua. Manco in Fast and Furious. Che figo. Madonna, quanto lungo. Sì, occhio perché a me quei rettilini qua in mezzo al niente così mi puzzano sempre un po', Ti puzzano di laser? Sì, soprattutto col limite dei 50. Ma che... quanto c***o divertente. Bellissima. Che bella curva.
siamo arrivati tipo in altura. Eh? Siamo tipo arrivati sul passo, se possiamo chiamarlo così. Wow, guarda, siamo vicino alle antenne. No, le ventole. Le pale eoliche. Le pale eoliche. Ma quindi il paese non c'è? Sarà più avanti. Dobbiamo rimanere per 32 km su SP13. Ah. Qua hanno fatto pratica del poligono. Sì. Non so quanto siamo in alto, ma siamo molto in alto. Oh, ma guarda quanti ce ne sono in giro di pale eoliche, un sacco. È un parco eolico praticamente. Beh, in effetti di aria ce n'è. Sì. Ho un po' sete. Anch'io. Dai, beviamo mica. È tosta, se no. Allora, Fans, ci sono 29 gradi. È che è un clima abbastanza secco e mi si secca di brutto la gola. Poi con tutta quest'aria qua, cioè, i cespugli si muovono tanto, si sente proprio che ti spinge indietro. Guardate le pale come girano. Queste sono ferme. Queste sono ferme, sì. Mi fanno sempre un po' paura queste robe. Guarda che ci sono animali in mezzo strada. Ma sono sul bordo, a dire la verità. Stai attento. Sono mucche. Le mucchine. Ma che cazzo? Ma mi ha cagato addosso qualcosa? Ti ha cagato addosso qualcosa? Non lo so, ho sentito. O mi ha cagato addosso qualcosa, mi è arrivata acqua da qualcosa, da qualche parte. Aspetta che adesso ci fermiamo bene e controlliamo. Fermo qua? Sì. Non scendere dall'asfalto, qualcosa? No, non c'è niente. Non c'è acqua? No. Niente? Zero. Allora non c'è nulla. Moments later. Eccoli, ci siamo fermati un attimo a bere e a cambiare le batterie. Siamo qua in cima al parco eolico di Yerzu. Là c'è anche l'osservatorio astronomico. E là in fondo, che non si vede perché c'è un po' d'afa, ma c'è il mare. Comunque le strade sono veramente una figata. Cioè ci stiamo proprio divertendo. Ci sono un sacco di pale, stanno girando le pale, che è un po' diverso da quando ti girano le palle. Una L a volte fa la differenza. More moments later. Bene, sosta beveraggio fatta. Andiamo verso l'infinito e oltre. E oltre. Sempre oltre. Quelle difficoltà di tirare su un cavalletto. Maledette gambe corte. Appena entriamo perché arriva un pullman. Guarda qua le pale. Wow, sono un sacco. Comunque mancano 52 km dove dobbiamo andare. Stai facendo da tappo al pullman, eh? Ah, no no, vai vai. Minchia, è arrivato subito. Madonna, che vento. Che vento della Madonna, eh? Ecco perché hanno fatto le pale eoliche. Pensa se è arrivato un uragano che le stacca e precipitano. Dove vanno? Io non lo so. Beh, comunque questa SP15 molto disabitata. Sì, sono gigantesche. C'è un ragazzo che mi ha commentato un video di TikTok dove eravamo al San Gottardo con le pale eoliche, dicendo che il parco eolico al San Gottardo è costato 32 milioni di franchi. E ha fatto un rapido calcolo di quanto costa l'energia in Svizzera, eccetera. Ha detto che più o meno in 6-7 anni rientrano dell'investimento. Flashback. Sì, beh, l'ha detto l'urbanistica di sta zona qua, secondo me si droga. Cioè, va bene l'energia pulita, ma cioè, già i tralicci prima c'è un cagare. In più adesso pure le pale, boh, non lo so. Bene, fans, pranziamo sotto la pala? Magari si stacca, ci decapita. End of flashback.
tiro al volo. Cosa? C'era il cartello che c'era il tiro con il piattello. Quando si stufano di sparare i cartelli, passano i piattelli. Ho fatto anche la rima. Adesso sono più scemo di prima. Qua ti meritavi, una suoneria con i grilli. Ah, ok. All'esterno? Madonna, che curva, non finisce più. Della Madonna, veramente, ed è una provinciale questa. Ah, sarà questa Yerzu. O è per Das de Fogu? Cosa? È Yerzu o è per Das de Fogu? Ricordo mondiale della longevità familiare. Ah, per Das de Fogu. Per Das de Fogu, l'ho detto giusto. Cos'è, che muoiono più tardi? Eh sì, a parte che sarà per Das de Fogu. Con questa che bella cantilena, eh? Questo è il bel paese delle capre, eh? Stiamo scompigliando il tranquillo habitat naturale. Torno davanti io così, seguo il navigatore. Sì. Bestia, che vento. Madonna, mi è sposta la moto. Cos'è la Bora? Ora è monsone e maestrale insieme. Beh, c'è di buono che non puoi dire mi manca l'aria. Cioè, fa caldo, perché fa caldo. Ci sono 29 gradi. Però pensavo peggio. Dice che mancano 39 chilometri, un'ora e un quarto. La Madonna. Mi sembra un po' eccessivo. Guarda come la passa rettilineo. Non è vero, si affianca? Madonna, che vento! Guarda com'è piatto l'orizzonte. Sì. Oh, Luna, c'è un ghirigori qua davanti, assurdo, eh. Basta che siano curve veloci, che mi gansano, eh. Venga, questa qua è la parabolica di Monza. Madonna. Che strade, ragazzi, che strade! Ma veramente, pazzesche. Pazzesche. Meno male che ho cambiato le gomme prima di venire. E si mette l'inseguimento di Luna? Detto che c'è un tornante. Senti come scoppia il Duke. Come scoppia bene. Siamo provincia dei Cagliari, eh? Carasau. Carasau. Carasau, Itiau, Rettilione, Au! E lo riprende con l'arroganza che ci vuole! Aiuto! Guarda le pecorelle o le capre! Senti che odore di caprone! Mamma, che caprone! Che odore di capra! Come certa gente in metropolitana! Mamma mia! Meno male che non la prendo più. Brutti momenti. Soprattutto d'estate. Madonna, ho appoggiato il piede all'asfalto. Bollente. Figa, bollente. La moto segna 42. Beh, mi sta un po' colando il sudore nel casco, in effetti, eh. Sì, sì. Ma anche i guanti sono bagnati dentro. Prende la traiettoria, attenzione! Senti adesso che siamo belli sudatini, l'aria com'è fresca. Ah, che bello. Comunque, fans, strade deserte veramente. Abbiamo incrociato una decina di macchine in tutta la giornata. Due macchine. Incredibile, due macchine insieme. C'è qualcosa in mezzo alla strada. Qualcosa di morto. Un uccello morto. Attenzione rettilineo! Questo è da Route 66. C'era anche un cartello che ho scritto procedere ad agio e era completamente esploso dai pallettoni. Ballao? O Masleo sin ballao? Qua dobbiamo girare a destra, verso Orroli.
Non importa che moto tu abbia e quanti cavalli tu abbia sotto il culo, ci sarà sempre il momento in cui sei in sesta e cercherai di mettere la settima. Esatto. Sguscia via, attenzione! Su di qua. Ah, ok, l'ha ricalcolato, giù di qua. Guarda come vanno, cioè come sono dritti le montagne lì, come sono dritte. Ah sì, le hanno squadrate col righello. Che strano. Allora, in realtà anche questa, che dovrebbe essere una provinciale, che non ha l'asfalto proprio bellissimo, però è molto divertente. Luna fornisce sempre contributi. Eh? Appunto. Si può alzare la musica che non si sente? Passo. Guarda come va giù. Senti come scoppia. Dobbiamo rimanere sull'SP10 per 11 km. Attenzione, decolli. Meno male che me l'hai detto, mi sono alzato. Ma poi pensiamo a un punto dove mangiare? Sì. Senti come va questa moto da 44 cavalli, eh? Beh, comunque in montagna spinge di bestia. Il mono sì, eh. Ah, guarda il lago. Ah, wow, che figo. Lago gigante anche. Wow. Un po' di avvallamenti, signori, in questa parte di strada. Ma guarda che rettilineo della Madonna! E c'era la municipale in fondo col laser. No, dai. Ma va qua, ma figurati. Diventa rossarda, eh? Eh sì, eh. Dobbiamo solo rimediare sulla bronzatura. Sì, beh, qua iniziano magari a fine aprile andare al mare. La vedo dura, eh. Tosto vento mi sta rincoglionendo però, eh. Tosto rumore nelle orecchie. Sì, beh, però almeno non c'è afa. Ah no, quello no, ci sono 28 gradi. Siamo ad Orroli. Ma ci fermiamo a mangiare? Sì, ma... Ah, ci sono le panchine, guarda. Potremmo fermarci qua? Ma l'ingresso per le panchine dov'è? È là in fondo. Vabbè, scavalchiamo. Bene, fa, siamo arrivati ad Orroli e c'è questa panchina molto bella all'ombra e ne approfitteremo per pranzare, visto che sono le 2:15 del pomeriggio. Moments later. Eccoci, ci siamo fermati a Orroli, vero? Sì. O Orroli, penso sia più Orroli. Abbiamo trovato questo parco tutto all'ombra, con le panchine in marmo, e ci siamo fermati qua a mangiare. E ho scoperto che in realtà abbiamo fatto pochissima strada rispetto a quella che dobbiamo fare. Era il percorso più breve, quello di oggi. Wow. Wow, sempre grandi emozioni. Sei pronto? Per cosa? Mangiare. Mi hai fatto il panino? Certo. Più che un panino, è un paninazzo. Vabbè, Beh, giusto, mi devo mantenere. Esatto. Beh, comunque niente, Luna ha fatto i panini con l'arrosto di tacchino. No, pollo. Pollo, arrosto di pollo? Vabbè, dai, va bene, uguale. Siamo sotto qua agli alberi, cadranno un sacco di insetti. Abbiamo parcheggiato le moto al sole, così quando saliamo ci verranno le emorroidi. A parte questo, tutto bene. Mangiamo? Sì. More moments later. Panini mangiati, c'era un... Panini, salamelle, formagelle. C'era una busta intera d'affettato nel mio panino e anche nel suo. Tra l'altro proprio sono 5 fette prese, messe dentro per intero. E allora però almeno ho visto che la sottiletta l'hai divisa in due. Certo, si è anche sciolta nel mentre, quindi ecco, se no te la mettevo lì sulla pietra al sole. Potevamo scaldarli lì, sembra la piastra. Sarà bello caldino l'altro tavolo. L'altro tavolo completamente al sole. E adesso ci rivestiamo e torniamo in moto. Luna Colombo a 90 gradi. E non è la temperatura del lavaggio in lavatrice. 15 minutes later. Abbiamo mangiato, bevuto e adesso ripartiamo. Sì, non so quanta strada facciamo perché lì c'è un posto di blocco. Vabbè. Speriamo non fermino noi perché mi sono appena rivestito. Speriamo che non mi abbia visto fare la pipì. Pipì? Dietro la panchina. E cosa dobbiamo fare noi donne? Non lo so. Beh, io l'ho fatta dietro l'albero, non è che...
Bene, siamo passati indenni dal posto di blocco. Ma poi cosa vogliono controllare qua? Magari qualche latitante. Ah. Che di certo non penso vada in giro in macchina, rischiando di farsi fermare. Qua dritto? Non era dritto. Ah. Di navigatore di merda. Però il Sargato Bergamo. Mi sembra strano dentro sta stettoia, però Google Maps dà sempre grandi emozioni. Quindi a sinistra? Sì. Perché va prima lui? Tra l'altro Google Maps mi dà le indicazioni in inglese. Bello. Dobbiamo andare in su di là. E poi di qui. E saliamo ancora. Guarda, sembra la Toscana. Un po' secchino, eh. Anche lì un po' secchino. Sì. Mica, se non lo sai, questo qua ti spacca. Beh, ma che villa moderna che si è fatto su. Sì. Cos'è? È la zona delle case moderne. Ma non perché dovrebbe costruire casa qua, scusa. Perché ci... boh, magari ci vive. Non ho capito, ma... magari ha un'attività. C'è un caso. Lo so, è una grande piana secca. Zio Peppa, cosa c'è qua? Non c'è niente, va. Erba. Erba secca. Ok, adesso dobbiamo girare a destra verso Lanusei, Seiui, Tortoli. E quella che stiamo andando a prendere dovrebbe essere la statale 398, che a guardare da Google Maps, altro pozzo di blocco, mi dava delle grandi soddisfazioni. Cos'è che fanno tutti questi posti di blocco? Si vede che hanno paura che sequestrano le persone, non lo so. Allora, quindi in teoria adesso dovremmo rimanere su questa per un bel pezzo, tipo 25 km sicuri. Ah, brutto. Bello sapere che ti dicono quando sta arrivando. Comunque promette molto bene. Vecchio asfalto. Sei carica a farti questi 25 km di divertimento? Carica. Carica meschia, eh? Paesaggio stranissimo, mai visto. Paesaggio molto selvaggio, molto brullo anche. Si insinuano a vicenda come il serpente sempre in agguato. Cioè, sono messe meglio queste strade qua che quelle lì a Tortoli. Sì, veramente. Questa è la statale 398, ricordiamolo per i fans che vogliono venire magari a farla. Ah sì, hai ragione, 198. Statale 198, Luna Colombo mi corregge. Senti che bello. Intertempo. Guarda se è dritta la GoPro sotto lì. Sì, ma te l'hai messa inquadrata i piedi? Sì, ma è dritta? Sì, 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 è dritta. Asfalto nuovo! Dobbiamo andare dritti verso Seui. Seui. Passo Arqueri. Arqueri. Attenzione, un lago.
Ah, sì. Comunque, volevo solo dirti che di solito, cioè, gli anelli di fidanzamento si regalano quelli belli con la pietrina sopra. Allora, calmina. Comunque sull'anulare il 9. Quindi c'è ancora tempo. No, l'8 mi sa. L'8? Sì, perché il medio è 10. Cioè, il medio mi aveva detto 9, però alla fine mi ha dato il 10. Quindi 8. Ma no. Si capisce un passo, Che curva prepotente! Porco cane grande! Sì? Ma sarà di acqua dolce o salata? È dolce in mezzo all'isola. Magari ci sono delle falde acquifere sotterranee che portano dal mare. Fino dal mare portano a 1000 metri. Non so, magari. Non penso proprio. Cioè, l'osmosi. Dovrebbe essere il fiume Flumendosa questo. Flumendoda? Che crea questa sorta di lago. Ah. Lo supera quell'inganno dell'anulare. Fa un po' più caldo qua adesso, Sì, è vero. C'è meno aria in realtà. Occhio. Ecco, cane si stringeva. Anche qua. Se va. Diminuisco un po', finisco la benzina. Però molto divertente, cioè. Bellissimo. È un serpentone infinito praticamente. Cioè, guardate anche qua, che siede benissimo quanto è arzigigolata. Pazzesca! Non pensavo ci fossero queste strade bellissime in Sardegna. Guarda se lampeggia questa. Sì. Sì. L'infinito e oltre. Allora, la 198 non sta deludendo le aspettative. No, è bellissima. Parte la telecronaca ignorante, la mette nel mirino, attenzione! E non si fa passare? Perché il Duke è più forte in salita? Imposta bene le curve! Oh cazzo! Ma questo qua? La corsia è un concetto relativo per alcuni, vedo, Sì, appunto! Ma ognuno sa la propria corsia, ma perché dovete venire nella nostra? Boh! È gente che non sa guidare, che pur di andare forte deve tagliare tutte le curve. E adesso sfrutta 115 cavalli, attenzione! Sì! Ma è infinita sta strada! Sì, Lo supera con l'inganno? Sempre allerta! Beh, comunque, a parte il sempre allerta, vedete che alla fine il paesaggio non è che regala grandi cambiamenti. La cosa figa è che ci sono
migliaia di curve tutte diverse e quindi non resta che stare in silenzio e guidarle. Esatto. Facendo magari un po' di telecronaca ignorante. Esatto, poi c'è questo venticello piacevole. Macchina. L'ho vista, sono dietro di te. No, mi si è impastata una roba proprio davanti agli occhi. Avevo detto tra poco bisogna fermarsi per cambiare la batteria. Domu de Orgia. Esculapio? No, Escalaplano. Esculapio. Ah, un altro. Salve, salve. Io l'ho salutato, Meno male che, vabbè, la tua non troppo, la mia silenziosa. Ma io sono una donna. Gli posso dire, ma sì, lasci perdere, su. Fai due mogline e ti lasciano andare. Ah, ok. Buona sapersi. Sfrutteremo questo potere femminile. Beh, ha sorriso però quando l'ho salutato, Volevo salutarlo, però mi sembrava da tipo, cioè, da prenderlo in giro. No, perché? Io l'ho salutato. Guarda qua, asfalto rosso, da pista. Perché non lo fanno sempre rosso, che è più bello? Non lo so. Panzi, se c'è qualche ingegnere edile, stradale, civile o non so chi si occupa di queste robe, che ci spiega nei commenti perché non si fa sempre l'asfalto rosso che è più bello. Aspetta, che qua avanti mi fa girare a sinistra uscendo dalla statale 198. Qua mi fa andare per Seulo, Godoni. Guarda, una foresta di conifere. Conifere non penso. Beh, comunque saranno pini marittimi, non lo so. Comunque sono abeti, pini. Vabbè, questi sì. Questi sono i pini del cimitero, invece. Oh, le capretine. Oh, si sta da Dio comunque. Oh, schiatterete, farà caldissimo. 26-27 gradi, molto ventilati. Certo, quando ti fermi al sole fa caldo, perché al sole fermo fa caldo. Vabbè, siamo in agosto, siamo in Sardegna per forza, ma ad andare sta bene. Ad andare si sta proprio bene. Sì. Comunque usciti dalla strada statale 198 abbiamo preso la strada provinciale 111. Fossimo rimasti sulla 198 saremmo praticamente scesi dalla strada che abbiamo fatto stamattina per andare a vedere Gairo Vecchia. Seulo. Il paese dei centenari. Ma va? Comune Blue Zone. Blue Zone. Guarda qua, la comunità più longeva del mondo. Ma scusa, ma mica era predapre? No, aspetta, là era nuclei familiari. E cosa vuol dire? Che là probabilmente nuclei di famiglie vivono di più. Qua le singole persone sono più anziane. Ah. Però magari sono di famiglie diverse. Andiamo piano prima che svegliamo gli ultracentenari. Comunque è vero, avevano fatto anche dei servizi al TG che l'Ogliastra è la zona al mondo insieme a una piccola zona del Giappone dove ci sono più ultracentenari. Ecco, digli tu di venire qua in pensione. Se fino all'altro ieri hai vissuto sotto gli aerei di Malpensa, anche se vieni qua ti farà sicuramente meglio, però non credo che camperai fino a 120 anni. Comunque che brutta sta cosa che dobbiamo morire. È vero. Cioè, perché devo morire? Ma infatti io non mi farò cremare. Metti che trovano il modo per resuscitarmi. Chissà se bevono il Cnusa gli ultracentenari. Adesso andiamo a Gadoni. Axalanta. Allora, voglio un giudizio caldo su Buzzini, fagli itinerari. Molto bravo. Bueno, muy bueno, eh. Ok, vedo il paesaggio giù, direi che promette bene. Accendi anche la GoPro. Lo passa? Ah, ho tre tacche, Mi sa che il primo benzinaio conviene fermarsi. Sì. Promette bene un par de maroni. Le proprie selvaggio l'entroterra, eh? Non c'è veramente nulla, cioè distese di alberi. Sì. Per forza poi l'aria pulita.
Ci sono molti, molti più alberi che abitanti. Asfalto rovinato. Ehi, ho visto. Sti che aria. Ma meno male. Sì, meno male, veramente. Ah, attenzione, è venuta giù la montagna. A giudicare da com'è lì, immagino sia venuta giù da un po'. Sì. C'è qua davanti uno zigzag che neanche allo Stelvio. Attenzione, rettilineo! Si passa sul fiume Flumendosa, il fiume più lungo di Sardegna. Ma quanto sarà alto sto ponte, che paura! Guarda lì il fiume. C'è un tipo che fa il bagno, di più di uno. Che figo, tra l'altro sembra anche molto pulito. Molto bello. Ci starebbe a farsi un bagno nel Flumendosa. Tornante, attenzione. Ops, ho cambiato senza la frizione. Per sbaglio? Sì. Comunque fans, prima di partire ho messo le Metzeler M9RR. Ottime sensazioni. Tenuta ottima, sarà anche che fa caldo, quindi l'asfalto è caldo e quindi vabbè. Tu Luna con le tue Bridgestone BT016? No, adesso bene, vabbè, ho rischiato prima sulla linea bianca di scivolare, ma... Non è colpa delle gomme. Non è colpa delle gomme, esatto. No, bene, mi trovo bene. Il dono della sintesi, signori, il dono della sintesi. Sono tornante! Si può alzare la musica che non si sente? E che cos'è? La scoteca? Mamma mia, che strade! Sì. Siamo a Gadoni. Fara Filionum Petri. Occhio che scende un pulmino francese con la canoa. Francese? Pourquoi je suis Sardegna? Ma le bidè? Je ne sais pas. Per le pie. Io fai la douche. E infatti gli ha chiesto, ma quando andate in bagno? Je fais la douche. Je fais la douche. Je fais la douche tutte le volte. Ma chi ci crede? Attenzione. Allora, la prossima tappa intermedia è tra 56 km, 1 ora e 16. Oh, è un arzigolamento anche questa qua davanti. Meno male. Ho fatto più curve oggi che negli ultimi 2 anni. Perché alla fine quando vai a fare i passi, sì, ci sono le curve, però, cioè, nel senso, le strade sono relativamente corte. E di solito per arrivarci tutta statale. Sì. Qua sono tutte statali piene di curve. Spettacolo. E pensa che sono anche vicino a casa. Eh sì, queste strade qua, sì, sono le più vicine a casa. L'Ogliastra tanta roba, mare e monti. Ah, a destra. Ci buttiamo sulla statale 295. Arezzo! Borgo autentico d'Italia. Borgo che? C'era scritto Borgo autentico d'Italia. Eravamo a Arezzo. Questo asfalto da pista? In caso messe stra bene comunque le strade qua. Madonna, questa qua è nuova. Sì. Ha preso un palo in retro? Minchia, sì. No, andava, cioè, nel senso. Ma un bel po' forte. L'ha preso bello convinto, però. Oh, uno si è eliminato. Luna, approfittiamo di questo momento di traffico per raccontare un aneddoto della tua infanzia. Una volta ero a Ravellino, stavo saltando la corda. Un ragazzo più grande di me è arrivato, mi ha preso la corda. Io sono inciampata, ho battuto il ginocchio, sangue ovunque. Un cavaliere. E adesso ho la cicatrice sul ginocchio. Facciamo nomi e cognomi? No. Una denuncina? No. Una querelina? Beh, pensa che un altro, sempre della stessa compagnia, della stessa età, qualche anno più tardi,
ero già grande. Ha investito me e Francesca con la cross. Un pilotone, insomma. E da lì si è scoperto che non aveva l'assicurazione adatta, no, la patente adatta per quella cilindrata lì. Ah, e poi? E poi niente, vabbè, loro non abbiamo voluto fare denuncia perché, vabbè, ci conoscevamo da quando eravamo bambini. Tutto questo in quel di Ravellino. Vorrei ma non posso. Esatto, sì. Perché pensa di che può andare come noi, ma... accelerato apposta. Sì, accelera apposta per non farci passare. Guarda come va. Allora, però non c'è nessuno. Aspetta, che sono tutte curve. Non c'è nessuno. Figa, pensa di starci dietro, ma... Un cazzo di bidone di macchina. La Twingo. Occhio che la curva qua dove c'è l'acquedotto è importante, eh. Torna indietro tanto. Sì, l'ho già fatta. Rimaniamo sulla statale 295. Bella. Oh, guarda. Oh, grazie. Quanto tempo ha perso? 5 secondi. Almeno ha fatto un'opera buona. Tutta nei boschi, in mezzo al niente. C'è anche abbastanza fresco. Stringe, attenzione. 26 gradi. Amabilissimi. No, ti devo dire, ho visto un messaggio prima che diceva, un tizio ha risposto alla storia di ieri sera in cui mangiavi l'anguilla e in cui diceva: ma vieni in Liguria a mangiare il pesce buono, lascia stare quella robaccia. Boh, infatti gli ho detto: ma Sardegna? No, quella robaccia di lago, ha detto. E io ho scritto: Sardegna, puntini puntini, lago, punto di domanda. Un follower in meno. Se vuoi. In Liguria su una strada del genere avrebbero messo 87 milioni di autovelox. Sì, esatto. Cioè, ma pensano anche di competere con la Sardegna? You get the idea. È calato il vento e è diventata una piscina praticamente. Che bello è oggi. Chi sono? Gigetto? Gigetto, sì. Bello. Bellissimo oggi, peccato che sia l'ultimo giorno. Meanwhile. Roca, che strade! Mamma mia, come mi sto divertendo! Bellissimo! E tu senza zaino per la prima volta dopo anni, con lo scarico che volevi. E col freno dietro che funziona. Ma io te l'ho detto che andava il mio. Infatti lo sto usando un sacco. Guarda, se impenno. Tutta seconda, terza, molto violenta. Mamma mia. Ah, sai cosa non ho fatto? Non ho messo in mappa sport. Ah. Adesso sì. Che brividi da badibili. Quanto cazzo mi sento figo a fare sta strada qua con la moto, mamma mia, che roba. Comunque chi non va in moto si perde una delle emozioni più fighe della vita. Mamma, che bello. Siamo arrivati a Tuonara. Che figa di strada. 1000 metri, paese del torrone e dei campanacci. Wow. Allora, tra 2 chilometri usciamo dalla statale, cos'era, 198? No, era 295. Era 295? Sì. Ok, usciamo dalla 295 e entriamo nella 128. Ah, usciamo da Tuonara. Ok, dobbiamo andare verso Gavoi, Ovadda e Tiana. Senti che frescura, 24 gradi. Senti che bello. Beh, 1000 metri comunque è in alto, eh. Ok, siamo usciti dalla statale 295, siamo ora nella statale 128. Non so in base a cosa diano i numeri. Dopo la 128 c'è la 125.
Ma sai che mi sa di sì? Cazzo, questo qua è retromarcia, tutto bene. Ah, pensavo si fosse fermato a farci passare. No, no, ho fatto un pezzo retromarcia, poi sono arrivata io. Ah. Aspetta che c'è il paese. Hai già superato l'appunto? Sì. Mamma mia ragazzi, che strade. Sì, è vero. Ma poi la sicurezza che non ci sia traffico, che non ci siano gli autovelox nascosti dietro le curve. Cioè... Io li ho salutati. E beh, salutato anch'io. Avranno visto una ragazza. Comunque ci servono più batterie. In bici deve essere impegnativa. Abbastanza. Luna, siamo quasi in dirittura d'arrivo, si fa per dire. Quasi. Quasi, quasi un modo di dire, in realtà ne manca ancora un bel po'. Visto che penso che ci sia un paese tra qua a poco, quindi andiamo un pochino più piano. Vuoi raccontare fino adesso cosa te ne è parso? Allora, le strade sono bellissime, tutte a scorrimento veloce, misto veloce. Sono tenute molto bene, l'asfalto bello, sono delle piste, quindi tanta roba. Era da un bel po' che non facevo delle strade così belle senza dovermi preoccupare della velocità. Sì, esatto. Che poi, sapete, noi prudenza, sempre rispetto delle regole, però ogni tanto un po' di una sgasatina ci sta. E in certe regioni e in certi stati, diciamo quello sopra noi più a nord, cioè appena sfori un attimo c'è il rischio veramente ti arrestino. Sì, no, ma precisiamo che praticamente ci siamo solo noi strada. Sì, oltretutto praticamente ci siamo solo noi strada. Abbiamo incrociato veramente da stamattina, penso tra 20 e 25 macchine, non di più. Tutto molto tranquillo. I due benzinai dove ci siamo fermati molto gentili, simpatici. I bambini salutano. In realtà tanto ti guardano l'unicorno che hai in testa. Però mi hai salutato. Ma tanti ti guardano l'unicorno. O ti guardano il casco, non lo so. Sembra quei video quando le jeep con i missionari arrivano nei villaggi sperduti dell'Africa e ci sono tutti i bambini che corrono incontro a salutare. Voglio paragonare la Sardegna all'Africa, ma dico che vedere i bambini che ci salutano è una roba bella che, boh, erano anni che non vedevo, anzi forse non l'ho mai vista. Sì, è vero. Mentre quando ero bambino non salutavo, però quando passavo alle moto ero sempre lì a guardarle. O quando erano parcheggiate mi fermavo a guardarle. Beh, quello anch'io. Adesso invece li vedi i bambini, sono già col cellulare che giocano, oppure sono in giro col monopattino elettrico e delle moto non gliene frega veramente nulla. Bello. Ma adesso anche al porto, quando siamo arrivati lì a Genova, che eravamo parcheggiati lì davanti, cioè quando avevo io 16-17 anni, ma anche 10-12, io andavo davanti nel piazzale a guardare le moto che c'era lì. Se state lì più di un'ora e mezza nel piazzale non è passato nessuno a guardare niente, cioè non c'era un ragazzino, un bambino, nulla. Sanno stati tutti dentro le macchine a giocare coi telefoni. Eh sì. È un po' triste, eh? Un bel po'. Cioè io, quando avrò un figlio, di sicuro non gli comprerò il monopattino elettrico e di sicuro non avrà il cellulare fino a... A quando non gli serve. A quando non gli serve, quindi alle superiori. Poi un bel booster da elaborare. O no, un bel booster Spirit con la RR che è tamarrata. Basta che poi non mi cresce con la passione dello scooter perché potrei morire. Vabbè, io ce l'avevo lo scooter a 14 anni.
Guarda come la pennella. Oggi è stato uno spennellamento veramente importante. Sì. Si fa sotto? Ho superato proprio sulle buche. Stringe, attenzione. Comunque le ultime parole famose. Se torniamo presto, andiamo in spiaggia. Sì, sì. 20 alle 6, sperduti nella Barbagia. Stringe, tipo tornante. Ora ci sono state alcune curve che chiudevano prepotenti e non me l'aspettavo. Lo potevo un po' inchiodare. Sì. Comunque non so se è per le sospensioni modificate o boh. Cioè comunque tanta roba sta moto, eh. E non lo so. E non l'ho mai provata a base, quindi non lo so neanch'io. Così è tanta roba. Ma tanta tanta. Cioè proprio la butti dentro nelle curve come vuoi. Si butta all'esterno, attenzione! A Fonni, Gavoi, noi dobbiamo andare a Gavoi. Gavoi? Gavoi. Ah, guarda qua. Wow. Ci vanno in canoa, eh? Pensa a te, laghi in Sardegna. Costeggiamo il lago, eh? Sì. Comunque 26 gradi, cioè si sta di un bene. Oh, sei scatterati di freddo. Ah no, scatterati di caldo, ho detto. Ma secondo te quelli che scrivevano morirete di caldo sono mai venuti qua ad agosto, per dirlo? O si sono basati su delle congetture errate? Ma che ne so. Si saranno basati su... Guarda come la stupisce così. Sulla loro ignoranza. Che bello. Fans è un... penso, non so se è un fiume o un lago. Penso sia un lago creato dal fiume in realtà. Cioè voi direte, tutti i laghi sono creati dai fiumi. Sì, bene. Però questo dovrebbe essere proprio il fiume che si allarga in dei punti e crea degli pseudo laghi. Ma come la butta giù? Esce forte! Ma una foto col lago della Sardegna? Però dobbiamo metterci tipo qua. Ma che cazzo? Aspetta però, che devo fare in versione dove ci vedo, perché il sole è in lì e farla in là viene bene. C'è una versione qua che siede bene. E quando è che rifai una foto con un lago in Sardegna? Guarda, c'è anche il cartello, lago di Gusana, Gavoi. Maledette gambe corte. Maledette, non riesco ad andare indietro. Moments later. Eccoci, ci siamo fermati al lago... Lago? Di Gusana. Lago di Gusana a? Gavoi. Gavoi? Gavoi. E niente, arrivano notifiche che disturbano. In questo momento ho appena scoperto che Valentino Rossi diventerà papà di una bambina. Eh sì, passa gli anni, eh. Anche io pensavo di farla più o meno alla sua età. Cosa ne ha, 41? Del 79.
42. Sì. E comunque adesso giro la fotocamera e vi faccio vedere il lago. Di solito non ce lo si aspetta un lago in montagna in Sardegna, e invece eccolo qua. Lago di Gusana, Gavoi. Gavoi. Luna Colombo. Luna Colombo guarda il lago insieme a me da questa piazzola. Comunque è bello. Prima siamo passati su quel viadotto là e mi piace, mi sto divertendo un casino. Luna, ti stai divertendo? Tantissimo. Vero? Sì, però sono un po' stanchina, vorrei tornare a casa. Anche sono un po' stanchino? Sì. Saliamo in moto? Sì. Saliamo in moto e ci mancano 3 ore. Bello. Dai, andiamo. Moments later. Ti dico se viene qualcuno? No, sono già passata. Bene fans, riprendiamo la marcia dopo esserci fermati al lago di Gusana a Gavoi. Adesso tra 9 minuti siamo a Gavoi. Luna, dove stiamo andando adesso? A Nuoro, no. No, a Gavoi. A Gavoi? Sono un po' soffrente in questo momento. Per cosa? Mi bruciano le ginocchia, mi fa male mi fa male un botto l'unghia del pollice dell'acceleratore e le nocche dell'acceleratore. Sarà il caso di prendere dei guanti un po' più da turismo, un po' meno da pista? No, chiedo, potrebbe essere una soluzione. 6 months later. Bruciano i guanti. Allora lo so già. Guardate che belli. Belli. Proprio da moto. E sono i guanti da moto, proprio da moto. Ma dai, non ti fanno male, non ti bruciano le ginocchia? No, zero. Mi ha messo un botto. Anzi, oggi ne ho approfittato per far riposare la pelle della schiena, che almeno magari domani mi scotta di meno. E vabbè, quello anche io, anche per questo che ho detto di fare un giro oggi. Gavoi, paese bandiera arancione, che mi sa che viene dato il touring club ai borghi più belli d'Italia. Ah, guardalo lì Gavoi, guarda come arroccato sulla montagna. Niente, l'abbiamo persa, Luna Colombo, basta. È andata completamente. Adesso pensa solo, oddio mi bruciano le ginocchia, oddio mi fa male il pollice. No, mi sono stanca. C'hai 26 anni, anzi ne hai ancora 25. Io ne ho 31, non ho più i capelli, ho la barba bianca, cosa dovrei dire? E sono qua pimpante come un diciottenne. E vabbè, io sono stanca. E poi ti ricordo che viaggiare su questa è molto più faticosa che viaggiare su quella. Questo è vero, un pochino di più stanca. C'è anche da dire che io ho spinto di più. E che hai spinto di più? Che la tua moto va di più. Potevo anche andare di meno. Anche io l'ho spinta. Beh, bene. Attraversare i centri storici con l'unicorno mi mette sempre un po' in soggezione. Sì, perché ti guardano. Cioè, vedi proprio la gente che alza lo sguardo e ti guarda. Ah, ma sai, i VIP è così, è normale. Ormai sono abituato. Nuoro diceva di là. Senti che quella era la più breve, noi facciamo la più arzigolata. Gavoi 770 metri, gemellato con Baunei. Coglione! Tagliale di più, mamma mia che imbecilli. Come se fosse stretta, figa. Ma non ce te l'ho detto, Luna, non ce n'è, come non essere capaci di guidare per guidare di merda. All online? Adesso Dorgali dice due ore. Cos'è che dice? 2 ore. Eh? Ti giuro, un'ora e 50, sono 58 chilometri, dice un'ora e 59. Ma che cazzo è? Ma che ne so. Dritto per Nuoro. Certo che Olallai è un po' tipo Omalleo Simpallao. Sì.
Nuoro dice di lì, ma noi dobbiamo andare di là. Nuoro dice di andare di là. Però il navigatore mi dice di andare di qua. Anche perché dice Nuoro 30. Ma noi dobbiamo andare oltre Nuoro. Perché che vento. Io stasera avrei voglia di una bella insalatona. E ci sono gli ingredienti per farla? Sì. Salata, pomodori, carote, uova, mozzarella, tonno, mais. Porco cane. Bella stretta, eh? No, ho messo la ruota su qualcosa e mi è scivolato il davanti. A me il dietro. Sai che ho spiccicato la tua stessa roba? Ma non mi sembrava ci fosse giù qualcosa. Neanche a me sembrava ci fosse giù qualcosa, ma mi è partito il davanti e mi sono cagato sotto. Qua dobbiamo girare qua a destra. Siamo sicuri? Nuoro 20. Ok fans, dopo Gavoi abbiamo preso una deviazione per Nuoro, non la strada principale che andava a Nuoro, bensì, non so come si chiama questa strada qua, sarà una strada provinciale, ma non c'è il numero su Maps. Dice ancora 1 ora e 52, a me sembra un po' eccessivo per fare 51 km. 51 km faccio... Ma neanche un'ora. Ma sì. Occhio che c'è giù. La spiaggia. Minchia. Ah, ci sono. Ah, c'è anche una rotonda. Vabbè, pensavo fossimo proprio fuori dal mondo. Invece no, ci sono anche dei cartelli stradali. Oh, ci sono anche le mucche. Le ho viste. Occhio che c'è giù la spiaggia intera anche qua. Dobbiamo andare verso di qua. Guarda che sulla cima di quella montagna c'è una costruzione. Sarà una chiesetta, un tempio. Di solito in cima alle montagne ci sono solo robe religiose. Per andare verso l'altissimo. Esatto, inizi già a avvicinarti, ti porti avanti. Monte Gonare. Quella costruzione là in cima al Monte Gonare. Madonna, non si vede niente. Adesso Google Maps ci ha detto di passare di qua, ma... Secondo me è sbagliato. Non sono molto fiducioso, sinceramente. Ci troveremo su una strada sterrata che va su al santuario. Anche perché dovremmo scendere, non salire. Dovevamo andare a tornare alla rotonda a vedere che altre indicazioni. Però il tempo diminuisce. Il problema è se diventa sterrata. Sì, esatto, come prima. Vabbè, scende una macchina, questo mi dà già un briciolo di speranza in più. Di qua? Giuro, di qua. Mio Dio. Beh, c'è di buono che scende. Sì, beh, quello è già buono. Perché dobbiamo arrivare al mare, quindi se continuavamo a salire c'era qualcosa che non andava di sicuro. Adesso capisco perché 2 ore per fare 50 km. Perlomeno è fresco. 22. Wow. Meno male che abbiamo i filmati, perché se raccontavamo che a metà agosto in Sardegna c'erano 22 gradi non ci credeva nessuno. Attenzione, cani selvatici. Oh cazzo! Minchia, Luna scappa. Gli date un calcio? No, però ho alzato le gambe. Ma che cazzo? Saranno cani da pastore. Ma che cazzo vogliono? Difendono il gregge, non lo so. Insegui la pecora, cazzo, non me. Ma la tuta in pelle secondo te resiste ai denti? Boh, non voglio scoprirlo. O magari sono randagi che hanno fame. Bello. Hanno deciso di mangiare noi. Sì, esatto. Wow, bello. Guarda, meno male che c'ho il video. Stavo per essere azzannata da un cane, figa. Perché non pensavo che qui iniziassero a correre. E no, neanche io. Ma soltanto uno che ti è venuto dietro. Quello che stava venendo dietro anche a me. Mi è venuto dietro anche un pezzo? Sì. Dopo mi sono avvicinata io e ho cominciato a rincorrere me. Oh, guarda che forse siamo sulla strada principale. Oh, minchia, meno male. Vabbè, io lo investivo, non mi interessa.
anche io lo investivo. Che cazzo vuole? Bisogna vedere se non cadevamo. Ma infatti io non ho rallentato per fermarmi. No, neanche io. Io ho accelerato. Io ho accelerato e ho tirato sulle gambe. Abbiamo un problema di interfono, Luna, mi sa. Cosa? Perché? Battery low. Battery low? È batteria bassa. Ah, bene. Non so quanto dura dopo batteria bassa, perché non mi è mai capitato lo dicesse. No, neanche a me. Ma il tuo l'ha detto? No. Dice ancora 1:41, mi sembra un po' eccessivo per fare 43 km. Oh. A meno che c'è un'altra genialata di Google Maps. Sì. Bene fans, dopo aver scampato l'attacco dei cani assassini, adesso prenderemo la SS3 339 389, non lo so, è scritto troppo in piccolo, non si vede, in direzione Nuoro. Quindi direi che, visto che da qua a Dorgali immagino sia tutta statalona eccetera, ci rivediamo direttamente a Dorgali per fare la 125 col tramonto. Sei d'accordo, Luna? Teletrasporto. Moments later. Eccoci, siamo appena prima dell'inizio della SS125. Beh, io sono stanchissima. E adesso ci rivestiamo e andiamo a fare l'ultimo passo della giornata. More moments later. Acceso tutto? Sì. Come avete appena visto dal video che abbiamo fatto con l'iPhone, siamo all'inizio della 125. Adesso risaliamo in moto e facciamo l'ultimo passo della giornata. Andiamo. SS125 al tramonto. Sfatti, perché oggettivamente siamo un po' stanchini. Sì. È già questa la 125. Sì, però dobbiamo girare tra un pochino. Adesso metto battery very low. Può essere che l'ultimo pezzo ce lo facciamo in silenzio. Ah. Non penso che duri fino a casa, eh. Adesso dice 47 km, 1:15. 47 km, 1:15. Mi sembra più credibile. Sì, è un po' più credibile. Adesso dovremmo essere veramente fuori dal paese e questo dovrebbe essere veramente il pezzo di 125 che tutti esaltano ed elogiano. 47 km di curve e controcurve con in cima il passo Genna Silana. Vediamo com'è. Fino adesso ci hanno consigliato bene. Vero. Allora, in teoria da qua in poi la gente dovrebbe essere andata giù a Calagonone. Quindi in teoria da qua in poi non ci dovrebbe essere più traffico. Quanto siamo in golden hour? Cos'è? È il tramonto, quando tutto diventa color oro. Ah. È il momento più bello per far foto e video. Beh, la strada è molto bella. Ma questa avrà anche il paesaggio oltre alla strada. Peccato che mi si stia scaricando l'interfono e probabilmente a un certo punto non riusciremo più a parlarci. Quando non mi senti più vuol dire che si è spento. Che brutto. Sarò sola e abbandonata. Guarda qua, già saliamo, si vede su tutta la valle col tramonto, che figo. Sì. Camper. Sì, infatti, occhio al camper. In qua l'hanno allargata recentemente. Sì, cosa buona e giusta. Te l'ho detto che salivamo sulle montagne. Tu dicevi no, non è vero. Ma erano queste? Certo. Ma va?
perché non pensavo, sembrava lontanissime. Ecco, macchine. Porca. Ma non potete fare la statale giù? No, dovete venire qua a rompere le palle a fare questa qua. Ma poi è le 7 di sera, ma dove dovete andare? Allora andiamo a 50 all'ora. Luna, qua la vedo dura. Io ho superato tutti. Poi dopo l'X3 non c'è più nessuno per un bel po'. Ok, due le ho superate. Una adesso mette la freccia e si autoelimina. Ottimo. Madonna, va lì che strada. Ok, sono. Guarda lì che strada, che va tutta nella montagna, tutta arroccata. Mamma mia, anzi ma... Oh, stai attento che qua non c'è parapetto. Come non c'è il parapetto? Sì che c'è. No, dove ci sono le fasce arancioni, lì non c'era parapetto. Ah. Non l'avevano ancora messo. Sì, vabbè, a parte che in moto se ci vai contro tanto vai e voli giù uguale, eh. Vabbè, lo c'entra. E allora che cazzo serve? Vedi, che paura. Ma paura di che? Tanto se vai contro quello in moto ti cappotti e voli giù, eh. Magari tieni la macchina, ma a te che sei in moto ti sbalza oltre sicuro. Verniciata? E quanto è figa? Sì, bello. Cioè, le altre erano belle da guidare, ma intorno c'erano solo boschi. Questa è bella da guidare e in più è anche bella da vedere. Sì, beh, c'è un panorama molto bello. Cioè, oddio, col fatto che l'hanno allargata c'è ancora giù il cemento così, bella da guidare, forse era più bella fare un altro verso che c'era tutto il cemento giusto. Sì. Però vabbè, per farla al tramonto era il verso giusto per farla era questo. Se no l'avremmo fatta stamattina con molto più traffico, penso. Guarda che roba. Che bello. Ci sono anche le mucche. Ecco, attento, magari ci rincorrono pure queste. Ma va, sta mangiando l'erbetta. Più che altro occhio alla merda di mucca che magari te la trovi in mezzo alle curve. Senti che freschino. 23 gradi. No rules! Wow. Madonna, orgasmo. Che curva? Attenzione! Wow, che paesaggio! Madonna, che roba! Il passo era lì, però non ho visto il cartello per terra. No, io uso il cartello solito dei passi. No, ma c'era una roba tipo dipinta per terra, ma non l'ho vista. O meglio, ci doveva essere perché ho visto delle foto. Però non c'è un cazzo.
6 months later. Ciao fans. Dove siamo, Luna? Siamo al passo Genna Silana. Ovvero la strada più bella della Sardegna, fondamentalmente. SS 125. Il primo gennaio ci saranno 22-23 gradi, forse anche qualcosa in più. È un po' come la Route 66 negli Stati Uniti. Sì, più o meno, solo che quella è tutta dritta, questa ha tutte curve. Guardate che cielo. Bellissimo. Beh, siamo in cima. Moments later. Siamo arrivati in cima al passo Genna Silana, che si trova sulla SS 125, tra Dorgali e Bownay. Eri andata bene, ti sei persa sul finale. Comunque, tra la strada che è uno spettacolo e il paesaggio che è uno spettacolo, veramente una figata. Adesso vi faccio vedere un po' giù dalla montagna. Vado a far vedere giù dalla montagna. Praticamente qua inizia un canyon che si chiama Gorropu. Eccolo lì, il cartello, Canyon Gorropu. E noi arrivavamo da là sotto. Cioè, tipo da là sotto. Il sole sta tramontando. E anche oggi torniamo a casa presto domani. Torniamo in moto. Moments later. Devo assumere qualcuno che mi aiuti a editare. Bene, siamo risaliti in moto. Oggi è stata impegnativa. Abbiamo usato tutte le batterie a nostra disposizione e questi video li vedrete nel 2050, oppure qualcuno mi deve aiutare a editare per farli uscire un po' prima, tipo due a settimana, e sì, un po' prima. Sì. Andiamo. Vamos a casa a mangiare, che sono le 7:54, ci sono 22 gradi, ma ad agosto in Sardegna saremo morti di caldo. Per fortuna che l'Ogliastra è mare e montagna praticamente, e montagna anche alta. Guarda il tramonto, che un po' di montagne sono illuminate, un po' no. Sì. È difficile entusiasmarti, eh. Rispondi sempre, sì. Ma perché sono stanca. Ci credo, un po' stanco sono anch'io, ma appena arriviamo mi stappo un'ecnusa al limone. Che schifo. Oh, a me piaceva. No, ti giuro, non riesco a berla. A me è piaciuta tanto, bevuta tipo tutta in un fiato. Io prendo una birra normale. Comunque eravamo in cima al passo, adesso abbiamo iniziato la strada che scende. Tra 27 km / 51 minuti, ma dubito fortemente siano 51, saremo a Bownay. Da Bownay dopo siamo quasi a casa. Vede, ma Bownay a casa quanto è? Ma è un quarto d'ora. Fiancamento e superamento. Sorridi perché quella là sotto è accesa. Vabbè, allora il mio casco sorride già. Spettacolare veramente. Tra l'altro queste montagne qua quanto sono fighe. Sì, è vero, hanno gli alberi un po' sparsi qua e là. Ma guarda adesso che c'è il sole che sta tramontando, che le illumina di rosso. Sì, bello. Thank you.
che freddo! 21 gradi? Mamma mia! Ma quanti chilometri sono? Mancano 22 a Bounei. Si infila così? Non se lo aspettava? No, stavo guardando il paese. Le abbiamo spremute oggi, eh? Minchia, se abbiamo spremute di bestia. Vedi? Tortolì 36. Si è spento l'interfono e Luna non mi sentirà più. Non mi senti? Non mi senti più? Bene, Eros non mi sente più. Che tristezza. Purtroppo non l'ho caricato prima di partire e mi sa che era già su tipo batteria media e non è durata tutto il giorno. Beh, però me ne è successo abbastanza vicino a casa, altrimenti con le indicazioni stradali dovevamo andare a gesti. Beh, immagino dritto verso Tortolì, di qua, sì, penso di sì. Mi fa le finte. La gente che mi guarda male perché c'è solo un unicorno, che bello. Mega curvoni fatti al tramonto, top. Poi c'è questa brezza marina, anche troppa. Non avrei mai pensato che in Sardegna ci fossero questi 23 gradi, spettacolo. Sto perdendo Eros, che ha solo 115 cavalli, un bel po' rispetto alla mia. E sì, che mi ha detto, ti monto la lista 360, dobbiamo superarci. Sì, infatti. Madonna, quanto mi sto divertendo. Si può alzare il volume che non si sente? E che cos'è? Una curva? E che cos'è, che cos'è, che cos'è? Adesso mi fermo ad aspettare Luna, sennò poi poverina, senza anche l'interfono. Che strade che hanno questi sardi, attenzione. Comunque, fans, tramonto sulle montagne dell'Ogliastra. Ecco, lui sta parlando da solo, guarda che bello, wow, top. C'è qualcosa, il casco probabilmente. A passare, grazie. Guardatela lì, che eleganza, che stile. Oh, una mucca. Mamma mia, queste strade deserte, che belle. Attention, please. Eros c'è ancora, sì, lontananza. L'ho distanziato un pochino, eh. No, mi ha ripreso subito. Cazzo, friga me. Cazzo frega, me. Attenzione che mi passa. Porco bella buca. Curva stretta a gomito. Ecco, ho preso un deltaplano in centro alla visiera. Che cazzo fai? Mi si è scaricato l'interfono. Eh? Mi si è scaricato l'interfono. Lo so.
Ah, ok. Ecco, merda, mi è entrata la terza. Ma come cazzo è possibile? Vediamo che non arrivi nessuno. Niente. Dopo 80 anni mi ha detto che gli si era scaricato l'interfono. Ma dai! Cazzo, non l'avevo capito, eh! Pensavo non mi parlassi apposta. Che prepotenza! Che bella prepotenza di strada! La luna, il tramonto, le moto, un piccolo quadretto. Perfetto, siamo tutti accesi, anche luci di giorno. Comunque, veramente bellissimo. Siamo quasi arrivati a Baunei, dopo da Baunei a Tortoli, è un attimo. Non vedo l'ora, sono ultra stanca. Guidiamo praticamente da stamattina alle 10, siamo fermati solo per fare i soliti cambi batteria e ci siamo fermati penso 20 minuti a mangiare un panino. Il resto della giornata è stato di guidato, quindi sono KO. Domani spiaggia, lettino e dormo tutto il giorno. Però letto, lettino, mare, lettino e basta. È stato uno sbattimento venire qua giù in moto, perché oggettivamente venire in macchina è molto più comodo, soprattutto quando si imbarca in nave, dove si lascia tutto in macchina, si sale su in cabina belli sereni e pacifici, invece in moto smonta giù tutte le borse, poi sono pesanti da portarsi in mano fino alla cabina, tutte le cacchio di scale dentro la nave, sudati marci, però ne è valsa la pena. Guarda, mi trasferirei in Sardegna. Strade perfette, mare, ma che bello, clima perfetto. Oh, se la viaggia luna in discesa, di solito in discesa va piano. Ringrazio ancora i miei quasi suoceri, cioè nel senso che vabbè, teoria suoceri, ma non è ancora ufficiale, finché non sarà Eros a chiedermi la mano. E ringrazio quindi i miei quasi suoceri, questo qua doveva a fare le curve, lo sa soltanto lui, per aver comprato casa qua, perché è veramente stupendo. Quindi grazie a Tiglia e Luigi, grazie, grazie, grazie. Già, superiamo questa cosa di macchina qua. E amore mio, ma se mi fai passare dove c'è una curva, come faccio a passare? Con prepotenza e arroganza l'abbiamo passata la Yaris. Eros mi avrà insultato sicuro, perché ho frenato di colpo. Cioè, superami. Spettacolo. Ma che poi è infinita, quindi cioè non è che è tipo, non so, qualche passo sulle Alpi o qualche che ne so, cioè è proprio infinita. Boh, sono tutte così le strade qua. Visto veloce, bellissimo. 23 piacevolissimi gradi alle 8 e un quarto di sera. Ah, guarda, siamo arrivati verso Baunei, sì, del mare. Siamo a Canaramene. Qua si sente che c'è umidità. Questa qua è la piana Ogliastrina. Beh, si vede il mare poco perché è un po' fosco. Ah, si sente già questa umidità di mare. Sapore di sale. Sapore di mare. Che lasci sulla pelle. Non lo so più.
Azza, è venuto giù un sasso. Minchia, che masso. Bestia. Qua sotto sarà... Boh, no, quello lì... Quello lì sarà Baunei. Quel paesino lì. E poi noi scenderemo. Scendiamo verso la pianura. Siamo arrivati a Baunei, 480 metri sul livello del mare. Non uscire, dopo ti supero. Bravo. Votato secondo borgo più bello d'Italia. Non so chi abbia vinto in realtà. Però Baunei è arrivato secondo. Sta gente che fa la retro senza guardare. No, ma vieni fuori senza guardare. Madonna, caricali i due bagagli. Qua ovviamente ognuno parcheggia come cazzo vuole. Ho fatto spostare tutti, con il mio scarico MIV. Si sente la bella presenza, Perché l'ho lasciato catalizzato, perché sennò mi frastagliava le orecchie proprio in una maniera allucinante, perché sennò avrebbe fatto ancora più casino. Oh, stiamo uscendo anche da Baunei, si vedono già i primi sorpassi belli. Questo giro in giù. Vai piano con la Vespa. Adesso manca proprio l'ultimo pezzettino di strada a scendere. Meno male, perché ci siamo divertiti, parlo al plurale. Ma è stata impegnativa e ho voglia di mettermi lì sotto al gazebo con la birrettina, due patatine, prima di farmi la doccia, un po' di relax. Ah, che mal di culo. Mamma mia, questa strada è bella dall'inizio alla fine. Ed è che spettacolo il tramonto, bellissimo. 6 months later. Stiamo facendo volare il drone? Stiamo facendo volare il drone su un mare di nuvole, che figata. Guarda tra l'altro le punte delle montagne che escono fuori. Una roba veramente spaziale. Bellissimo. Col tramonto qua in Sardegna. Meanwhile. Che giornata, siamo partiti stamattina alle 10, torniamo questa sera alle 9. 11 ore in moto praticamente. Ecco, quello che fa da tappo. Madonna, che sorpresa. Alla gente piace proprio rischiare di morire. Boh. Sofreni! Sofreni! Santa Immacolata Concezione. Con questa roba che non fanno passare, veramente mi sta sulle palle. Oddio! A 47 all'ora. Ma non possono farci passare, io dico, io non capisco. Non lo so proprio. Non lo so. Non lo so. Dai, però. Mamma mia, che lentezza. Ecco, questo gira. Grazie, arrivederci. Meno uno. Senti come scoppia bene il mio scarico. Ah, sì, anch'io. Sto delirando. Che la fai più, eh? Bestia, che lunga sta strada, chi lo è? È infinita, come i rotoloni regina. Puzza di merda, attenzione, curva. Che male al culo, fans. Adesso inizio a sentire il viaggio. Siamo arrivati alla fine della discesa dell'SS125. Ah, senti questa bella fa da mare. Bella, siamo lozzolai. Senti che odore di Turkish kebab. Kebab con scivola o senza scivola, con salsa yogurt, senza salsa yogurt, con piccante, senza piccante. Ho fatto un gesto strano, non ho capito un cazzo, ma qua ho capito dove siamo, capito io, sono solo le 8:30 di sera. Eccoci, questa è la nostra uscita, zona industriale. Set secure. Ah, ma c'è uno stop. Moments later.
Oh, finalmente siamo arrivati nella via di casa. Mancano 2 minuti e 1.3 km e direi meno male. Polizia, tanto per cambiare. Polizai. Siamo arrivati. Adesso spegniamo tutto, ritiriamo le moto e ci facciamo aiutare. Ciao pa. Stando in moto ho paura di cadere, scendo dalla moto e la portiamo su a mano. No. Perfetto. E poi faremo fare da... Allora Luna? Sono a pezzi. Sei a pezzi? Sì. Minchia, abbiamo guidato per 11 ore. Sì, perché sono gradini. Però con col Duke anche col signore lì. È semplice. È stata impegnativa. Col signore lì. Va bene. Dai. Spegniamo, andiamo a farci la doccia. 15 minutes later. Rieccoci, abbiamo fatto la doccia. Questo in teoria era il giro più corto in chilometri che dovevamo fare, però forse era anche quello più guidato. È stato bellissimo, ma mi ha spezzato. Quindi forse, essendo gli altri con meno strada curva ma più lunghi, potrebbero metterci, cioè magari ci vuole lo stesso tempo. Magari. Comunque siamo partiti alle 10 meno un quarto di mattina e siamo tornati a un quarto alle 9 di sera. Andando, fermandoci, sì, a vedere le cascate senza acqua. Sì, sento quello che ci ha fregato. Sì. Quindi niente, ci vediamo nel prossimo video, iscrivetevi al canale. Seguiteci su Instagram se non vedete video spiaggia e tutte queste cose e basta. Ciao fans! Ricordiamo oggi che giorno è? 28 dicembre 2021. Esatto. Vada, vada! Com'è? Un po' fresca! Cagotto? Pazzo, mamma mia, spiaggia di Sussirboni, porco cane, gli imprevisti della diretta. 30 dicembre 2021, il mare è tipo così. Hanno detto che sembriamo turisti tedeschi mentre i locali sono in giro col berretto e il piumino. Vero però che sono in giro col berretto e il piumino. Speciali. No, che noi siamo abituati a freddi ben peggiori. Certo. Questo per noi è primavera inoltrata. Certo.